È molto curioso come funzionano i ricordi, non è vero? Sono come degli oggetti che lasci incustoditi in un vecchio scaffale. Rimangono lì, ignorati e vecchi, senza che nessuno vi posi mai uno sguardo di attenzione. Ma prima o poi, come mostri dell'abisso in cerca di prede, riemergono. E non è sempre bello. A volte i ricordi possono far male. L'avrete capito leggendo i miei post, in particolare l'ultimo che ho fatto, Schirmi. Mi avete tempestato di domande giù nei commenti, robe tipo «Cosa hai fatto dopo aver scoperto che Veronica era morta?» o «Avevi mai incontrato Veronica di persona prima di quell'esperienza al cinema?» Per rispondere a quest'ultima domanda, sì, ovviamente. Ma c'è stata un'esperienza di cui non ho mai parlato a nessuno, né a mia madre, né a voi. E in realtà io stesso me ne ero quasi totalmente dimenticato, forse volutamente. I ricordi sono riaffiorati stamattina. Sono una persona molto abitudinaria, sapete. Mi sveglio sempre alle 7:10, bevo un caffè, do un bacio a mia moglie. Sì, ho una moglie, la quale non sa niente dei post che pubblico qui su No Sleep. Facciamo che il segreto resti tra noi, d'accordo? Aspetto che mio figlio Matt, non si chiama realmente Matt, è solo un nome fittizio per preservare la sua privacy, si svegli. Gli do il buongiorno e poi vado al lavoro. Tutto questo per ogni giorno dell'anno, quando è possibile. Stamattina mi sono svegliato al solito orario, ma sentivo che c'era qualcosa che non andava. Non so spiegarlo. Sembrava essere la tipica giornata estiva, con il sole alto in cielo e il caldo torrido. Eppure c'era qualcosa che mi dava fastidio, che mi prudeva la testa. Mentre facevo il caffè, mi voltai verso il calendario e vidi che giorno era. 7 agosto. Quasi mi cadde la tazza di mano. Quando inizi a ricordare certe cose della tua infanzia, è naturale che si aggiungano involontariamente altri pezzi per completare il puzzle. Solo che il ricordo non fu completo fin quando, come posseduto da chissà quale spirito, non mi misi a rovistare nel comodino in salotto. «Che stai facendo?» mi chiese mia moglie preoccupata. Ma io la ignorai e continuai a cercare finché non trovai ciò che il mio subconscio mi aveva detto di trovare per sistemare il ricordo. Due fogli da stampante, che erano rimasti coperti da centinaia di oggetti inutili che avevo abbandonato lì dentro nel corso della mia vita. Vivo ancora nella mia casa d'infanzia. Li portai alla luce e li analizzai, mentre mia moglie ancora non capiva cosa stesse succedendo. Al centro di ognuno dei fogli il carattere 16 è in grassetto. C'era scritto «Storia di primavera, il primo. Storia d'inverno, il secondo». Li feci cadere a terra mentre tutto nella mia mente veniva a galla, come è successo di solito in queste settimane. Poco prima che io compissi 14 anni, quando ancora non sapevo che Josh era scomparso e 2 anni prima che Veronica venisse uccisa, la nostra insegnante di inglese decise di darci un compito estivo davvero geniale. Avremmo dovuto scrivere durante l'estate 4 racconti su ognuna stagione. Non avremmo dovuto copiare da nessun libro o storia già esistente. «Se mi accorgo che una storia è troppo poco originale, guai a voi!» aveva sbottato la signora Garcia, mentre masticavo il tappo della penna annoiato, e il tutto si sarebbe dovuto svolgere individualmente. La signora Garcia ci aveva consigliato di leggere dei libri e posare internet per stimolare la nostra creatività, il che ripensandoci era un ottimo consiglio. Ci promise che chi le avesse consegnato le storie migliori, sia dal punto di vista contenutistico che da quello grammaticale, avrebbe ricevuto una più. «Un sogno», mi disse ad alta voce il mio compagno di classe Harry a mensa, mentre finiva di mangiarsi quella disgustosa poltiglia oleosa e puzzolente che gli insegnanti amavano definire minestra della mensa scolastica. Tutti si voltarono a guardarlo e lui abbassò la testa rossa, pieno di imbarazzo. Era sempre stato pessimo in lingua inglese, forse perché era solito parlare i dialetti della zona più che la lingua nazionale, o forse per i suoi disturbi di apprendimento. Mi faceva un po' pena a volte. Qualche ora fa ho cercato il suo nome su Google, chi è ora, che lavoro fa, e ho scoperto che è morto un paio di giorni fa. Si è impiccato. Suicidio, chiaramente.
Uso questo post per fare le condoglianze alla sua famiglia, anche se probabilmente non lo leggeranno mai. Ad ogni modo, mi sono sempre ritenuto abbastanza bravo nella scrittura. Non l'ho mai detto qui, ma fin da quando avevo 5 anni mi divertivo a scrivere piccole storie, spesso sui mostri, fate e altre creature fantastiche, anche se a volte sceglievo un'esperienza di vita reale. Ho persino scritto una storia su Boxis e su quando mi persi nel bosco. Scrivevo su un piccolo quadernetto che mi portai fino all'età di 16 anni, prima di perderlo durante una vacanza in Spagna. A volte portavo il quadernetto a casa di Josh e lui leggeva le mie storie, dandomi commenti e critiche. «Non credi che sia troppo banale?» mi aveva detto una volta Josh una sera d'autunno dopo aver letto il mio racconto. Avevo 16 anni ed eravamo a casa sua ed io avevo portato il quadernetto. La storia, a quanto ricordo, parlava di due bambini che entravano in una casa infestata. L'idea mi era venuta da un film horror che avevo visto alla televisione, lontano dagli occhi di mia madre. «Perché?» chiesi a Josh. «Storie del genere se ne sono vissute a centinaia. Perfino mio padre ne ha raccontato una del genere, in campeggio». «Non so», si mise a sedere e continuò. «Fai che magari uno dei bambini è in realtà un fantasma o un demone che cerca di intrappolare gli altri. Potrebbe essere una buona idea». Così feci, e quando il mattino seguente feci leggere la storia a mia madre, lei mi disse: «Oh, spaventosa!» All'epoca pensavo che fosse davvero spaventata, ma ora che ci ripenso, stava chiaramente fingendo per farmi felice. Avrei voluto scrivere le mie storie su quel quadernetto, ma mia madre mi disse che così sarebbe stato più difficile e che l'insegnante avrebbe avuto dei problemi a capire la mia scrittura. «Usa il nuovo computer», mi aveva proposto un venerdì pomeriggio. Io ero seduto davanti alla mia scrivania a studiare matematica e potevo sentire la sua voce dietro la porta. Sicuramente si riferiva a quel PC in salotto. Lo aveva comprato di recente, giusto un mese fa, le serviva per il suo lavoro e questo non lo avrebbe mai ammesso, ma io ne ero sicuro, per vantarsi con le sue amiche di essere al passo coi tempi. Ci riflettei su e capì che mia madre aveva ragione. Scrivere al computer è molto meno faticoso che scrivere a mano. Inoltre avrei avuto una piena comprensione della lunghezza dei miei racconti. La signora Garcia ci aveva detto di non fare un qualcosa di striminzito, poiché la mia scrittura è molto larga e ingombrante. Così, dopo aver finito di studiare, posai il libro di matematica con sopra il faccione di quell'uomo sorridente. Non ho mai capito perché pensassero che avrebbe rilassato noi studenti. A me ha sempre spaventato. E uscì dalla stanza per andare in salotto. Il sole filtrava dalle finestre e in strada un bambino stava giocando col suo San Bernardo. Spostai la sedia, mi sedetti, accesi il PC e digitai le prime parole, che furono praticamente il titolo: Storia d'autunno. Perché avessi scelto di iniziare con l'autunno non lo so proprio. Iniziai poi a digitare l'inizio del mio racconto. In una mezz'ora lo finì. Ero soddisfatto di me stesso all'inizio, ma quando lo rilessi, notai che c'erano vari errori grammaticali e che la storia in realtà non era nulla di che. Dunque lo riscrissi. Passai 2 ore a cercare di scrivere qualcosa di buono e alla fine mi dissi soddisfatto del risultato. La trama era incentrata sulle vicende di un uomo che in una giornata di ottobre aveva comprato uno specchio maledetto che faceva apparire strane creature e robe del genere. Ripensandoci ora, era una trama davvero brutta, ma da ragazzo pensavo andasse bene. Inutile dire che ho perso il testo della mia storia. Nei giorni seguenti, tra studio, uscite con mia madre e passeggiate al parco, mi dedicai alla scrittura. Mia madre stava avendo dei problemi al lavoro e non aveva abbastanza soldi per portarci in vacanza. Scrivevo non tanto per il compito estivo, ma perché ero annoiato, terribilmente annoiato. Posso dire senza problemi che quella sia stata l'estate più noiosa della mia vita, probabilmente dovuta al fatto che non ero riuscito a farmi molti amici e anche per i rapporti tra me e mia madre, che diventavano giorno dopo giorno sempre più tesi, forse per via dei problemi che stavo avendo.
Provai persino a contattare Josh, ma senza successo. Mi mancavano i bei momenti avuti con lui. Durante questo periodo cercai di stimolare al meglio la mia fantasia, leggendo e guardando dei film. Dicono che aiuti. Grazie alla mia mente annoiata, riuscii a concludere in pochi giorni due racconti, Storia d'inverno e Storia di primavera, che, come avrete già intuito, non ho perso. Li stampai con la nostra vecchia stampante che avevamo a casa e credetti di essere a un passo dal finire, ma mi sbagliai. Se ero stato abbastanza creativo nei primi tre racconti, arrivato a Storia d'estate mi bloccai. Era una sorta di blocco dello scrittore preadolescenziale. Ne parlai a mia madre e lei mi consigliò di uscire e prestare attenzione a ciò che mi circondava, affermando che mi avrebbe aiutato. Prima che potessi farlo, però, mi ricordò di tenere sempre con me il cellulare e di tornare prima che si facesse notte. Annuì e corsi fuori. Sulle spalle tenevo uno zaino e dentro lo zaino c'era il mio quadernetto, su cui avevo scritto la storia per poi batterla a computer, e accanto al quadernetto c'erano degli asciugamani e i fogli su cui erano scritte le mie storie. Credevo che rileggerle durante la mia avventura mi avrebbe fatto bene. Tuttavia non girai per la cittadina come promisi a mia madre. Non mi fermai su una panchina al parco per farmi venire idee. Non andai da qualche gelataio. Con la mia bicicletta mi allontanai di parecchie miglia da casa. Affrontai una gara di velocità con qualche macchina, quasi rischiando di venire investito. Poi superai il quartiere e mi diressi ad una piccola stradina che si trovava accanto ad un noce secolare. Quel noce era lì da quando era nata la città. Si raccontava che sotto l'albero vi fossero il corpo di uno dei primi coloni che avevano scoperto l'area. Si diceva che fosse morto per colpa di una malattia inguaribile e la moglie, distrutta dal dolore, decise di far crescere un albero sulla tomba del marito, come se avesse potuto riportarlo in vita. Per quanto carina fosse questa storia, non vi ho mai creduto davvero. L'ho sempre ritenuta una banale storiella da paese. Poco prima di prendere la stradina, mi voltai per non so quale ragione e per un secondo vidi un uomo che sembrava fissarmi. Era vestito con un maglione pesante nonostante il caldo e non doveva avere più di 40 anni, alcuni capelli sul punto di diventare bianchi. Pensai che stesse in realtà osservando qualcos'altro, dunque non vi prestai molta attenzione e percorsi il tragitto. La stradina portava al bosco e dal bosco fino al lago. Lo stesso lago in cui io e Josh nuotavamo da bambini, con la signora Maggie che ci chiamava, Chris e John. Ripensarci mi fece scendere una lacrima all'occhio destro e per poco non schiacciai uno scoiattolo che passava davanti a me. L'aria del bosco non era assolutamente come quella della città. Lì dentro c'era un fresco piacevole, la pace regnava sovrana e un leggero vento scuoteva gli alberi. Potevo udire ogni tipo di rumore, un animale, forse un coniglio, che si rifugiava nella sua tana, il cinguettio degli uccelli, qualcuno che schiacciava dei rami, le foglie che cadevano a terra. Il viaggio finì e passando per il fossato arrivai al lago. Da quando la signora Maggie era morta e io e Josh non ci vedevamo più, ci andavo sempre di meno. Quell'estate, tuttavia, senza che io lo dicessi a mia madre, pedalavo fin lì e mi tuffavo nelle acque. Nuotare in quel lago mi portava alla mente bei ricordi, ricordi di quando ero solo un bambino innocente, di quando la mia vita non aveva particolari problemi. Accostai la bicicletta ad un albero, mi tolsi lo zaino e mi guardai intorno. Vidi la casa della signora Maggie e mi sentii triste. Quasi speravo che d'improvviso una finestra della casa si aprisse e che la sua proprietaria, ormai defunta, mi salutasse. «Come va, Chris? È da tempo che non ti vedo. Dov'è John? Perché non è ancora con te?» «Beh, immagino che sia impegnato in cose serie. Vuoi venire a mangiare una crostata di mele? È ancora calda!» Sorrisi. Mi spogliai buttando i miei vestiti a terra e poi mi tuffai. Per un istante mi ricordai delle mappe che io e Josh avevamo fatto del luogo, della zattera e di quella voce che ci diceva «Ciao!». Un brivido mi attraversò la schiena, ma mi sentii subito meglio una volta immerso in acqua, che era gelida. L'acqua può essere molto rilassante, sapete? Ogni suono che senti è ovattato
e sei immerso lì nei tuoi pensieri, lontano dalla preoccupazione della vita, a riflettere e sfuggire dal caldo. Nuotai per un quarto d'ora, andando sempre più al centro del lago, e poi decisi di riemergere a riva. Ma quando lo feci, qualcosa mi bloccò.